Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Silk 0203 Technical Support della Sicilia Virtual Airways. Oggi ci troviamo qui a Venezia, Lima in via Papa Zulu. Ci troviamo appunto al centro della pista per un semplice motivo. Oggi vi mostrerò come inserire, o meglio sostituire, gli scenari di default di Preparator 3D ed FSX dei vostri simulatori. E allora, perché mi trovo al centro della pista? Perché magari noi solitamente siamo abituati a spawnare in un gate oppure in un ramp, una general aviation, insomma, e per comodità appunto. Siccome noi andremo a sostituire quelli che sono gli scenari e le strutture possono non combaciare con quelle, sicuramente non combaceranno con le strutture default di quelle di FSX o Preparator 3D, onde evitare che una volta caricato lo scenario nuovo il nostro aereo si ritrovi all'interno di un edificio, oppure nella peggiore delle ipotesi, che hai danni attivi, per esempio, come nel mio caso, va a caricare il nuovo scenario e abbiamo i danni attivi, magari ci ritroviamo un edificio di sopra, abbiamo il crash, il classico crash quando noi subiamo dei danni. E allora, come installare uno scenario? Per prima cosa scaricatevi lo scenario, nel mio caso ho scaricato Lima India Papa Zulu, quindi Venezia, estraggo dall'archivio e all'interno troveremo dei file che non ci servono, come le fotografie per vedere l'anteprima, insomma, dello scenario, e il file readme che comunque vi spiega come installarlo. Cosa molto importante sono le due cartelle che troverete nella sottocartella e magari un altro file che può essere AD4 o un altro tipo di estensione. Non andremo a copiare queste cartelle, bensì direttamente la cartella per intero. Allora, io ho preferito scegliere il percorso del mio simulatore e ho creato una sottocartella chiamata Add-on Scenery. Allora, voi potete creare qualsiasi altro tipo di cartella su qualsiasi parte del vostro computer, basta però che chiaramente vi ricordate il percorso. E allora, e io vado a copiare questa cartella all'interno della cartella che ho creato con tutti i scenari che ho, ne ho pochissimi. In questo caso già l'avevo caricata e la sostituisco. E allora, andiamo sul nostro simulatore, eccolo qua, e andiamo in alto su Word. Nel caso in cui questa barra qui sopra non vi appare, premete il tasto Alt e vi appare. Quindi Word, Scenery Library, e dopodiché noi andremo ad aggiungere tramite il tasto Add Area il nostro scenario. Andiamo a selezionare il percorso di installazione, Program e File x86 di qua di là, nel mio caso, Preparator 3D versione 4, Add-on Scenery, eccola qua. E clicco su questa cartella. Allora, per i processori FSX noteranno che chiaramente l'interfaccia è diversa. Cosa accade? I processori di FSX magari premono OK, però non gliela carica nella lista che abbiamo qui. Allora, loro basta che premono sulla cartella, vanno all'interno della cartella, dopodiché premono il tasto destro su una qualsiasi parte, tasto destro del mouse su una qualsiasi parte della finestra di caricamento, diciamo, dello scenario, e automaticamente lo scenario spunta sulla lista. Eccolo qua. Adesso confermo come si chiama lo scenario, non mi interessa modificarlo. Eccolo qua. Come potete vedere io ho vari pacchetti OrbX. Allora, preferisco avere quelli, dare priorità a quelli che magari uno scenario, perché magari lo scenario comunque può trovare, diciamo, una sua disposizione magari a livello random tra gli altri che ho. Comunque non è importante, però preferisco avere sempre, e ve lo consiglio, avere i pacchetti OrbX sopra. E allora, e confermiamo. Aspettiamo il suo caricamento. Allora, per come cercare gli scenari, magari queste domande le potete fare in quella. Basta semplicemente inserire su Google, come criterio di ricerca, l'ICAO dell'aeroporto, scenario per P3D o FSX, e ne trovate una marea.
La procedura per gli scenari Payware può essere simile a questa, oppure tramite un file di installazione, che chiaramente quando andrete a comprare troverete tutto lì. Vi consiglio sempre di leggere i manuali, i PDF all'interno degli scenari, perché c'è un criterio per come caricarli. Per esempio, uno scenario che ha tre cartelle può essere caricato la prima cartella, l'elevation, poi il terreno e poi lo scenario. Quindi vi consiglio vivamente di leggere lo scenario. Ecco qua caricato il nostro scenario. Come potete vedere, adesso è molto più ricco. Non conosco l'aeroporto di Venezia, quindi non so se può essere affidabile come scenario o meno, però comunque già presenta le taxiway, i parcheggi, eccetera eccetera eccetera. E allora, adesso invece vi mostrerò come caricare la livrea della compagnia. E allora, la livrea l'ha scaricata all'interno della nostra dashboard. Questo di qua, questa procedura dovete farla col simulatore chiuso. Quindi, ecco qua, scarichiamo la livrea, per esempio, per chi ha P3D o FSX, la livrea Garibaldi. Allora, apriamo e troviamo questi due file qui. Allora, uno e due. Allora, il primo è molto importante, che va inserita all'interno della cartella dell'aereo. L'altro invece noi ci dobbiamo prendere soltanto questa stringa qui, da dove iniziano le parentesi quadre a fino a visual damage. Questa di qua, quella che ci interessa. No, scusatemi, mi correggo. Questa di qua, dove andremo a leggere comunque il titolo della livrea. E tutto chi l'ha fatto? L'ha fatto il nostro CEO, eccolo qua, il nostro capo comandante supremo, e non dico altro, Giovanni Rogolo. Comunque, allora, da Visual Damage a FTSIM 1, quindi noi andiamo a copiare questo. E allora, andiamo all'interno della nostra cartella P3D, o FSX, e andiamo su SIM Object, Airplanes. Il prodotto è chiaramente PMDG. Fate molto caso che a leggere il tipo di aereo, eccolo qua, Whisky Lima. Quindi PMDG 737 New Generation English, vabbè, bla 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 bla. E andiamo a copiare quello che è la cartella all'interno dell'archivio sulla cartella dell'aereo che abbiamo. Dobbiamo cambiare la livrea. Io, siccome già l'ho fatto, non lo vado a sostituire, visto che il simulatore è ancora aperto. Poi apriamo aircraft.cfg. Abbiamo effettuato la copia di questo, di quello di prima. Ve lo faccio nuovamente vedere. Copia. Qui vedete che c'è un numero. Adesso andiamo a sostituire in ordine di livrea. Siccome qua vedete FLTSIM 0 1 2, 3, 4 e così via, sono i numeri a seguire delle livree che noi abbiamo all'interno del simulatore. Allora, siccome siamo qui 4, 5, 6, ok, questa è la 6. Adesso andiamo noi a inserire, facciamo uno spazietto qui, CTRL e V. È uno spazietto molto importante sia qui che qui. Inseriamo il numero progressivo. Siccome qui è 6, andremo a inserire 7. Chiudiamo e salviamo. Io non lo salvo perché già l'ho fatto. Ragazzi, spero che questo video vi sia tornato utile. Un saluto a tutti dal vostro Technical Support. Ciao!